credo che ormai sia chiaro un po' a tutti di quanto mi piaccia e mi diverte anche raccontare la storia e la cultura della cucina calabrese. Oggi voglio parlarvi di un contorno che è forse tra i più conosciuti e amati: peperoni e patate fritte, pipi e patati. Perché ho deciso di fare questo video? Perché innanzitutto per due motivi. Il primo è che ho dato un'occhiata in diverse video ricette e ho trovato molti errori, sempre secondo il mio modo di farli, per cui voglio condividere e farvi capire quali sono gli errori da non fare, e in modo che otterrete un risultato davvero eccezionale. I peperoni e patate sono davvero un contorno che non è mai uscito di scena negli anni nella tavola calabrese, soprattutto nella cultura contadina. Molte volte quando i contadini andavano a lavorare nei campi, portavano un solo ed unico piatto, che poi non era sempre un piatto. Vedrete adesso nel corso della video ricetta una cosa molto bella e particolare. Vi stavo dicendo, il secondo motivo è che sono stato invitato questa sera ad una cena solidale, e dove ci siamo organizzati nella mia tavolata, e ognuno di noi deve portare qualcosa. Io ho scelto di portare peperoni e patate. Siamo un bel po', siamo 24-25 persone, per cui ne farò davvero tanti. Seguite la video ricetta, vedrete che vi piacerà, e ci vediamo a fine video. Buona visione! Il tipo di peperone da usare è questo qui, quello nostrano, e ne ho messo circa un chilo. Un chilo e mezzo di patate, queste sono della Sila a pasta gialla, sono ottime. Origano rigorosamente selvatico di montagna. Tre spicchi del nostro aglio calabrese, non che viene chissà da quale parte del mondo. Sale e olio extravergine di oliva. Ne userò circa un litro. Questa è una mia personale variante. Aggiungerò anche 4 pezzi di salsiccia fresca sbriciolata, oppure si può mettere stagionata. E come vi dicevo all'inizio, siamo davvero tanti stasera, ho bisogno di due belle pagnotte appena fatte calde di pane casereccio, più una piccolina da circa mezzo chilo che ci farò colazione domattina. Abbiamo bisogno di una bella padella capiente. Bene, per prima cosa facciamo una bella sciacquata ai nostri peperoni. Ecco, una cosa che notavo in alcuni video è che molti usano quelli grossi quadrati. Io li sconsiglio vivamente, perché questi nostrani sono molto più saporiti. Allora, li andiamo a tagliare così, a strisce lunghe e poi divise in due. Naturalmente si toglie poi il picciolo con i semi, rimangono già esclusi. Una volta che i nostri bei peperoni sono tutti tagliati, mettiamo circa 70 cl di olio extravergine di oliva in padella. Aggiungiamo i peperoni. Facciamo andare a fiamma media. Aggiungiamo il sale. Diamo una bella mescolata e mettiamo il coperchio sopra. Nel frattempo che i peperoni vanno a fiamma media sul gas, passiamo a pelare tutte le nostre patate. Non ci dimentichiamo dei nostri peperoni, ogni tanto gli andiamo a dare una mescolata. In un'altra ciotola iniziamo a tagliare le patate. Le facciamo prima a metà e poi per lungo, di uno spessore di circa mezzo centimetro. Non facciamole troppe sottili e vi sconsiglio di farle rotonde, perché la caratteristica è proprio così, a spicchio. E anche il nostro chilo e mezzo di patate sono tutte affettate. I peperoni continuano ad andare e noi nel frattempo laviamo le patate. E sì, vanno sciacquate per togliere l'amido, altrimenti si attaccherebbero sul fondo della padella. Guardate, l'acqua è diventata quasi bianca proprio perché le patate stanno scaricando l'amido. E adesso li rimettiamo nella ciotola pulita. Nel frattempo i peperoni sono pronti, li possiamo togliere dalla padella e metterli per il momento da parte. Facciamo scendere e colare tutto l'olio e lo lasciamo qui nella padella. Eh sì, perché un altro errore che ho visto fare frequentemente è fare peperoni e patate tutti insieme. Assolutamente sbagliato, perché entrambi hanno tempi di cottura diverse. Per cui nello stesso olio aggiungiamo le patate, mettiamo il sale, una bella sbriciolata di origano profumatissimo selvatico calabrese, e facciamo una girata nello stesso olio che già è profumato dai peperoni. Tagliamo i tre spicchi di aglio e facciamo una bella mescolata.
e copriamo le nostre patate sempre con il coperchio. Passiamo al mio bonus personale. 4 bei pezzi di salsiccia fresca che andremo a sbriciolare. La prima cosa, tagliamo il budello e lo togliamo, così non ci serve. Vedete che bella rossa? Adesso penserete, chissà come sarà piccante. Assolutamente no. La salsiccia calabrese è tutta rossa. Poi se ci si aggiunge anche il peperoncino diventa piccante. Come in questo caso c'è solo polvere di peperone dolce, per cui è bella colorata e profumata, ma senza peperoncino, perché non so se tutti poi lo mangerebbero, per cui ho preferito metterci quella dolce. Avete visto, abbiamo messo l'olio in padella, la facciamo soffriggere e non bruciare, deve rimanere bella morbida, così. E solo quando le patate raggiungono questo colore, belle dorate, croccanti, morbide all'interno, possiamo dire che sono pronte e ci andiamo ad aggiungere nella stessa padella la nostra salsiccia sbriciolata. E questo non ve lo fate perdere, questo bell'olio rosso ci va assolutamente aggiunto. Con la cottura separata degli ingredienti eviterete senz'altro di trovarvi le patate crude e i peperoni spappolati mollicci. Mettiamo tutti e tre insieme patate, peperoni e salsiccia, facciamo una bella girata e possiamo spegnere, sono pronti, sono fumanti e profumatissimi all'inverosimile. Vi dicevo all'inizio che non sempre usavano il piatto i nostri contadini, ed ecco a cosa serve il pane, farà anche da piatto. Altro che contenitori in plastica. Bene, con un coltello andiamo a tagliare la parte superiore, come vedete nel video. Con uno più piccolo la segniamo in modo da farlo più o meno rotonda e con un coltello lungo, seghettato da pane, completiamo il taglio. E con la manina pulita dobbiamo scavare, dobbiamo togliere tutta la mollica, anche quella ai bordi. Vedete? Così deve venire, anche all'interno è bella scavata. E i nostri contadini non ci pensavano proprio a buttarla la mollica, si mette da parte per fare le polpette. Mettiamo adesso i nostri bei peperoni e patate fumanti nella pagnotta, guardate qui. Adesso si spiega anche il motivo perché mettiamo quasi un litro di olio extravergine di oliva, perché servirà appunto per ammorbidire il pane, per profumarlo. Se non dovete metterli nella pagnotta potete usarne anche di meno in proporzione. E solo quando la pagnotta è piena di questa bontà mettiamo il suo coperchio, il suo cappello e diamo una leggera massaggiata, una leggera pressione per far assorbire tutto l'olio al pane. E guardate qui, vi faccio dare una piccola sbirciatina, guardate come è diventato rosso il pane. Ma per gustare questo ben di Dio dobbiamo avere pazienza, e sì, i nostri contadini lo preparavano al mattino presto per poi mangiarlo all'orario di pranzo nei campi. Per cui lo richiudiamo in un bel cannovaccio, adesso sono le 15, lo mangeremo stasera verso le 21 e da quell'ora sarà perfetto, il pane avrà assorbito tutto il profumo e il gusto di peperoni e patate. E questa invece è la mia piccola colazione per domattina, la pagnottina da mezzo chilo circa, che mi darà la giusta carica per affrontare una nuova giornata. E guardate qui, è o non è uno spettacolo? Ditemelo voi amici. Dobbiamo precisare che non è un piatto light, ma ricordiamoci anche che i nostri contadini zappavano prima mezza giornata, eh. Ed è inutile dirvi che i peperoni e patate nelle pagnotte sono state un successone. Avevo ragione o no che anche questa volta vi ho fatto venire l'acquolina in bocca? Bene, se è così, allora mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate qui sotto, guardate anche gli altri video presenti, ce ne sono davvero tante di belle videoricette, e vi aspetto qui, sempre sul canale di Sfizi di Calabria. Io sono Gianluca e alla prossima videoricetta. Ciao!